intanto c'è soltanto Pompetti, vabbè, a parte Bosi c'è Chiarella, per i motivi che sappiamo. Il resto stanno bene. Devo dire che abbiamo fatto anche buone giornate di lavoro e ho visto il gruppo in crescita. Per quello che riguarda il centrocampo, 3 partite in 7 giorni, ma abbiamo recuperato bene Giambò, c'è Valdifiori e c'è Sanogo, quindi non credo che ci sia un'emergenza. E poi devo dire che sia Memuscioi che Rizzo stanno bene dal punto di vista fisico, quindi no, non ci sono problematiche particolari. Certo che da domani si comincia a giocare 3 partite in 7 giorni che sono molto importanti. Probabilmente ci sarà necessità di ruotare qualcosina, ma per adesso pensiamo soltanto alla partita di domani, che è quella più immediata. Guardi, l'organico della Viterbese non è un organico che voglio dire, merita questa classifica, ha un contenuto totalmente diverso come livello. Ha fatto anche delle buone gare in questo inizio di campionato alla Viterbese e probabilmente ha raccolto anche meno. Questo noi lo sappiamo, abbiamo analizzato le loro partite e non avremo, di certo, ma nessuno se lo può poi permettere, un atteggiamento come, cioè superficiale oppure dovuto, oppure, ma non esiste proprio, le partite si giocano in campo e si vincono in campo, soprattutto ed esclusivamente in campo. Ma neanche la guardo la classifica, e quindi cioè, proprio adesso mi viene da sorridere perché veramente non conta assolutamente nulla, però... In un ambiente come questo, dove, quando poi si viene da una retrocessione, cominciare bene e possiamo fare meglio e avremmo anche potuto fare meglio, ne abbiamo già parlato, è importante per l'ambiente perché può raggruppare i tifosi che hanno soltanto questa passione per la maglia e noi dobbiamo fare soltanto questo, quindi qualche piccolo vantaggio ci può essere. Infatti, voglio dire, faccio anche un gentile invito, mi aspetto anche una buona partecipazione, noi non deluderemo nessuno. Mi è capitato spesso nella mia carriera, ma perché le mie squadre si allenano per giocare 100 minuti di partita nelle condizioni normali in cui si gioca. Mi è capitato frequentemente, ma difficilmente ho rubato punti agli avversari vincendo al 90esimo col tiro sbilenco della domenica. È meglio che avvenga, però ripeto, queste partite avremmo potuto determinarle anche prima. Se non l'abbiamo fatto è perché abbiamo commesso qualche errore.